L'articolo del 27 aprile 2018. Un uomo di Muskegon, nel Michigan, ha fotografato con il suo cellulare un'immagine dello skyline di Milwaukee dalle rive di Muskegon, nel Michigan, a circa 137 km di distanza. Il giornale scrive: «Sembra impossibile, ma non lo è, anche se molto raro. Ciò che Cameron Monsier ha catturato con il suo telefono Samsung è stato possibile a causa della Fata Morgana o di un miraggio». Quante folle, raccontano. È riuscito a fare questa fotografia non solo perché le condizioni atmosferiche in quel momento erano ideali, ma perché la Terra è piana. Il signor Monsier ha detto a Fox 6 News di aver scattato la foto con il suo Samsung Galaxy S7 utilizzando un'esposizione di 10 secondi e un ISO di 400. Ha detto che riusciva a vedere le luci lampeggiare sulle sommità degli edifici a occhio nudo. Specifico che rispetto a quello che scrive Fox News, la distanza secondo Google Earth risulta di 126 km, non 137. Vediamo il calcolo della pseudocurvatura terrestre, che non c'è, da un'altezza, sto abbondante, di 6 metri dal livello del mare, ad una distanza di 126 km. Il mio bersaglio dovrebbe essere nascosto da ben, ascoltate bene, 1078 metri. Vabbè, so che affermate che è la riva, ma i palazzi sono ben più alti. Questa che vedete scorrere è la lista di Wikipedia tradotta in italiano dei grattacieli più alti di Milwaukee. Il più alto è di 183 metri. Pertanto, secondo il calcolo della curvatura terrestre, la cima del grattacielo US Bank Center dovrebbe trovarsi nascosta di ben 895 metri. Vi sembra che in questa fotografia le sommità di quei palazzi siano nascosti dietro l'orizzonte? L'assurda spiegazione dell'effetto Morgana o del miraggio è solo una scusa banale per negare la verità del nostro meraviglioso regno piano. Ascoltate la TV perché fa bene per le illusioni, ma non per il vostro spirito. You have a rare view of Milwaukee for you. It comes from the other side of Lake Michigan. Now check out this picture. It's of the city lights that were taken last Thursday night in Muskegon, Michigan, some 70 miles away from Milwaukee. So why does Milwaukee look so close? Well, scientists have a name for it, but it's best explained as simply a mirage. And what you're seeing here is a mirage. Per chi è interessato a comprendere che non si tratta di un miraggio, o andate a fare le vostre proprie rilevazioni come chi come me ha fatto e fa le proprie esperienze, oppure continuate a credere alle info dello stesso regime di cui continuate a lamentarvi. Nel frattempo che decidete, sfruttate la possibilità di analizzare diverse decine di centinaia di video sullo stesso argomento fra le innumerevoli e copiose playlist a disposizione, curvatura ed orizzonte e prospettiva perché non vedo fino in America. Prima di salutarvi vi ricordo che collaboro sempre con l'esclusivo Canal 104 Plus Telegram, dove vi invito a prendere visione delle tematiche decisamente importanti e, ma solo se vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Grazie